oggi, sabato 23 marzo. Su Verbania le nubi grigie annunciano la pioggia per domani, ma il sole è stato portato, come ho scritto nel mio post su Facebook oggi. Molto sincero, perché io sono uno impietoso verso gli spettacoli, che la luce l'hanno portata a questi tre signori. Grazie! Il maestro Luigi Maggiorin. Maggiorin, pluripremiato con diversi premi Ulpo. Sì. Beatrice Schiros, dottoressa, che non rispetta gli impegni per i pranzi, certo, e regista, autrice, attrice, premio Ubu sul serio. Arriva. Giuliana Musso. Grazie, in realtà ho avuto tanti aiuti, qua la regia è stata un po' anche collettiva, c'è stata Marie Van den Broek, c'è stato Massimo Somaglino, tutta la truppa che ha lavorato sodo. La Schiros ha avuto qualche ruolo? No? Io qualcosa ho fatto. La Schiros ogni tanto? No. Perché la Schiros è una persona precisa. E le scene tagliate della Schiros sono meglio di quelle che abbiamo messo dentro. Perfetto. Non dico altro. Ecco. Allora, nel ricordo che noi facciamo oggi, siccome lo vedremo quando saremo anziani, tra 4-5 anni il Movimento 5 Stelle non esisterà più, mi auguro. Ecco. E la prima domanda. Subito. La prima domanda politica. Ma lei, Schiros, come mai sul profilo Facebook ha una foto dove si vede sullo sfondo una scritta del Partito Democratico rovesciata e sfumata? Ma cosa c'è scritto? Ma no, non c'è scritto Change. Sul suo profilo Facebook. C'è una foto. Sullo sfondo si intravede una scritta sfumata del Partito Democratico. No, e questa cosa, che noi qui siamo tutti del Partito Democratico. E questa cosa io l'ho pensata anche pensando allo spettacolo di ieri sera, che voi, possiamo dirlo che non c'è ancora nessuno, alla fine dite la sinistra è morta. La sinistra è proprio morta. È proprio morta. Come spiegate questa cosa? Siamo nell'aldilà, ci troviamo davanti Enrico, ci troviamo davanti l'Anilde, c'è Sandro, c'è Guevara, ci sono c'è tutti. C'è Gramsci. Scusa. Però nell'aldilà c'è Bersani, Troni, vabbè, buono. Sì, ma nell'aldilà i nostri personaggi stanno algeriani, capito? Sì, stanno algeriani, è vero. Ecco, mi spiace, ma devi accettarlo, è così. La prossima scrittura, sia per lo spettacolo che si intitola quello dei preti? La fabbrica dei preti. La fabbrica dei preti, che è uno spettacolo che era predicato per venire qua, più Fratelli, che era un altro spettacolo per venire qua, probabilmente la prossima stagione non verranno. Certo. Invece, siccome non si è ancora espresso, il maestro, lei ha uno spettacolo suo che fa da solo, però. Ha uno spettacolo sulla rinascita della sinistra. Bene. Che si chiama Il PD non morirà mai. Il PD è una meraviglia. Sono degli acrobati in scena. E infatti lo spettacolo, che si chiama Due allegri vagabondi, parla proprio di questo tema. Che proprio... Due allegri vagabondi, l'Europa, la crisi, la poesia. È la comicità della crisi degli anni 30. Allora, questo pezzettino qui noi lo passiamo al nuovo Ministro della Cultura, che sarà nominato dopodomani. Lei avrà dal FUS un bel contributo. La ringrazio. Grazie. No. Ma lei con tutto quello che ha cercato di intrufolare. Con tutto quello che non ha fatto in questi due giorni, qui a Verbania. Va bene, l'ha dato mani. È venuta qui 7 anni fa a fare il 1968, che è una cosa che appartiene... Al 1968. Al 1968. È venuta qui a letteratura... Con un altro gruppo che era meglio... Che è Onda Teatro. Sì, penso, non mi ricordo bene, penso che ci facesse delle letture per loro. Ecco, quindi... Il Festival della Montagna. Sai? Invece Giuliana Musso noi l'abbiamo vista qui con Nati in casa, Sex Machine, già ripreso dal nostro operatore, nonché militante del Partito Democratico, Roberto Ciuffetelli, fa di nuovo la testa perché lui è un vetero comunista pazzesco, e questo è il terza volta. Sì. Non c'è due senza il tre. E il tre abbiamo fatta. E arriverà al quattro. Addio. Grazie, addio. Ricorda. Centesima replica questa sera. Fatta due. Peccato, due o tre sere fa. Questa è la 102. E sarà anche 103 o 104. Forse 104. 104. Poi la 105 ritorna l'attrice bravissima. Quella brava, esatto. E lei va a casa. Che è una friulana, che voi due siete friulani. Sì, loro sì. No, lei siamo veneti. Veneti? Sì. Anch'io sono di Crivellare, onorevole. Tifoso del Padova. Ci avevamo un amico, noi del Vicenza, però va bene. Ah, lo dite anche nello spettacolo? Sì, io lo dico. Tu lo dici? Perché su va allo stadio. Ah sì, due domeniche fa Vicenza, per tutto il Padova.
è stato un dettaglio. Io Emilia Romagna, Modena. Ah sì, perché c'è anche scritto. C'è Emilia Romagna, Modena, base Modena. Sì, io pensavo che fosse Diabete Grasso, Ro no, o no, 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 Modena, Modena, Modena. Modena Bar, come dice. Chiediamo a Giuliano Musso, come ricordo, una parola seria su questo spettacolo. No, 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 seria, no, no. Anzi, la chiediamo che a tutti e tre. Sì. Una parola, su, parola questo su questo spettacolo. Inizia tu. Inizia tu. Sì. Innanzitutto trovo che il PD stia facendo e che meglio di così non si potrebbe andare. Cazzo, sti grullini. Sarebbero la carasmente. Però ecco, comunque lo spettacolo, il ricordo più bello che ho dello spettacolo è la preparazione di questo spettacolo. La parte clown, che più o meno ci saranno 4 ore di spettacolo esilarante. Di cui sono state prese delle cose, non tanto per la bellezza in sé, c'erano cose molto più belle, molto più divertenti ed esilaranti, ma per un discorso di tasselli per far andare avanti la macchina che Giuliano Musso ha genialmente costruito. Bravo. E questo ricordo stupendo, cose belle, cose brutte, grandi pianti, grandi risate, e tutto quello che si vede qui durante la serata è tutto quello che noi ci siamo vissuto moltiplicandolo per 100. Lei ha già usato 3 minuti che ho a disposizione, sì. Schios, quindi io ha soltanto io dico, io vi ringrazio, basta, ho finito. Ma è vera questa cosa che durante gli anni scolastici Schios copiava sempre? Sì, sempre, sempre, anche l'esame di Stato copiato, sempre. Poi lo vedremo. Sì, direttamente dal Bignami. Poi lo vedremo. Io invece posso dire di questo spettacolo, e ricorderò sempre, spero di farlo fino alla muerte, visto che si parla di questo nello spettacolo, l'aspetto umano che c'è stato tra di noi e che io, che ho la fortuna di lavorare anche con altri, lavorerei sempre solo con loro, non per gli altri, che con loro è magia allo stato puro, quindi lavorerei sempre solo con loro. Lo spettacolo credo che sia uno spettacolo, devo dirlo piano perché sennò gli altri colleghi degli altri spettacoli in tutti questi anni mi ammazzano, il più bello che io che abbia mai fatto dal 1995. Credo che questo spettacolo, la vita di questo spettacolo, non è uno spettacolo perfetto, ha dei margini di miglioramento e noi continuiamo a lavorarci, ovviamente, ma credo che la forza di questo spettacolo sia nella relazione con il pubblico e che per questo si possa inserire nella... Con una certa dignità, una certa anche orgoglio nel filone del teatro popolare, senza rinunciare per questo a un affondo anche abbastanza esplicito nella poetica del reale, che è la poetica di quell'idea di teatro d'indagine che mi porto avanti da tanti anni. Bene, io posso solo aggiungere che molto sinceramente questo spettacolo nella storia dei Lampi sul Bugione, che sono 27, è davvero una delle cose più belle che abbiamo visto, dopo però gli spettacoli di arte. Grazie. No! Ma lo sai chi è morto? Chi è morto? Ti ricordi il primario di geriatria? Sì! Quello che ci aveva detto che dovevamo morire 4 mesi fa? Sì! È morto lui! Povero! Fatto bene! Il Dow Jones precipita nel bel perde! Chi è morto? Cosa c'entra? Il Dow Jones precipita il Mipper perde! Chi è morto? Sono morti tutti e due! Poveri! Fatto bene! Muore in ospedale aspettando il 118! Chi è morto? Muore in ospedale aspettando il 118! Chi è morto? Sono morti il 118! Mi maledetti terroristi! La mummia di Ozzy morta nel 3100 a.C.? Chi è morto? La mummia di Ozzy morta nel 3100 a.C.? La conoscevo! E mi ricordo che eravate amici! Povera!
3.000 curati dall'ASL, ma erano morti da anni. Chi è morto? Sono morti quelli dell'ASL. Tutti? Ma da anni che sono morti. E non avevano fatto il vaccino. Non avevano fatto il vaccino. È terribile l'influenza. È una roba terribile. No. Ma lo sai chi è morto? Chi è morto? Ah, povero, fatto bene, sì. No,